Credo che la ragione principale è la contraddizione fra il fatto che la politica, come una volta, pretende di far tanto, di far direi anche tutto, e invece le politiche, cioè le decisioni dei governi, sono sempre più limitate da fattori esterni. Penso per esempio al fatto che la maggior parte delle politiche economiche a livello nazionale sono determinate dall'Europa, e a livello europeo non c'è una vera democrazia, non c'è una delegazione di potere a una tecnocrazia. Stessa cosa per la globalizzazione, che incide in modo drastico sulla nostra vita quotidiana e sul quale abbiamo una capacità di intervento molto limitata. Innanzitutto la crisi del quadro ideologico e il tramonto dei grandi racconti, che hanno consegnato una buona parte della popolazione a una condizione di maggiore difficoltà e di assenza di risposte rispetto ai loro problemi di vita quotidiana e sociali. Al tempo stesso il tramonto delle ideologie ha prodotto anche una crisi delle subculture politiche. Per gran parte del secondo Novecento, nelle repubbliche dei partiti, le persone, la maggior parte degli individui, si trovava e si riconosceva all'interno di partiti accoglienti, partiti di massa, che individuavano risposte di ogni genere ai loro problemi e alle loro questioni. L'assenza di quell'identità politica fa sì che ci si rivolga ad una forma di risposta sicuramente aggressiva, in campo, presente, antitecnocratica, e che non ha una identità politica precisa, e quindi può accogliere elettori che un tempo avremmo classificato come di destra, di sinistra, di centro, tutti quanti in grado di riconoscersi appunto in chi propone in maniera semplicistica, in maniera riduttiva, ma proprio per questo comprensibile di fronte alla grande complessità del mondo moderno, delle risposte ai problemi che affollano la vita quotidiana. Da parte del leader c'è l'esigenza, dicevo, di saltare corpi intermedi che non sono rappresentativi, quindi se il leader parla con i corpi intermedi non parla col popolo, perché quei corpi intermedi non rappresentano in un momento di crisi più la cittadinanza diffusa, non lo chiamiamo più popolo, chiamiamo la cittadinanza diffusa. Tuttavia che questa sia una grande novità di oggi a me fa un po' ridere, perché quando Franklin Delano Roosevelt negli anni 30 decise di prendere la radio e di parlare agli americani, e stava disintermediando. Ora, certo, non c'era internet, non c'era Facebook, non c'era Twitter, e utilizzò la radio. E i politici utilizzano gli strumenti che ci sono. Io sono strenuamente convinto, conoscendo un po', diciamo, la figura di Roosevelt e la sua propensione all'innovazione continua nel messaggio comunicativo per rafforzare l'efficacia del contenuto comunicativo, che se Roosevelt, all'epoca di Roosevelt, ci fosse stato Facebook e Twitter, sarebbe stato recordman di follower su Twitter e di contatti su Facebook.